vi dico due cose, quello che ci interessa a voi, insomma, più. Innanzitutto buonasera ragazzi. Allora, siamo al terzo allenatore e come mi sembra logico che questa è un'annata che le responsabilità delle società sono evidenti per le difficoltà che ha la squadra, quindi additare un allenatore o un altro rispetto al problema mi sembra ingeneroso, perché poi di fatto uno potrebbe anche, poi di fatto è la società, se sbaglio un allenatore, a non aver individuato colui che magari potesse guidare questo gruppo, diciamo così, verso risultati migliori di quelli che si sta avendo fino ad oggi. Credo che, come ho detto, diciamo, a Natale, l'ho un pochino accennato, però poi magari avevo il timore di togliere energia a tutti, che la responsabilità maggiore, l'ho detto anche ai mister quando ci siamo parlati, è quella di inseguire un tipo di calcio che ci ha regalato grande soddisfazione sotto tutti i punti di vista, che forse mi sembra 7 anni, 8 anni, questo sarebbe stato l'ottavo anno, ecco. E ci ha regalato successi anche magari, diciamo, neanche impensabili per una realtà piccola come la nostra, e giocatori importanti che giocano squadre importanti, no? Inseguire quell'idea lì, secondo me, ci ha portato oggi a farci del male, perché ritengo che sia diventato un calcio l'aggettivo migliore mi sembra prevedibile rispetto a quelle, poi ovviamente, le difficoltà che oggi gli avversari sanno sempre più farti trovare. Poi con questo posso anche dire, per mettere un po' di pressione ai mister, che la maggior parte dei giocatori, per quello che si conosce noi e voi, hanno reso al di sotto delle loro possibilità, non la maggior parte. Quindi ci siamo rivolti a una guida, diciamo, esperta, che ha conoscenza della categoria, per trovare, perché poi il passaggio è una quadratura di squadra, c'è, cioè, un'espressione di organizzazione e poi di conseguenza anche un rendimento da parte di tutto il gruppo adeguato alle loro qualità, ecco. In tutto questo, quando succede annate di questo genere, chi comanda, cioè sono io, e mi sento proprio rimbischerito, ecco, cioè, perché poi bene o male la responsabilità è mia, perché poi le scelte le ho sempre avvallate io, e probabilmente non siamo sempre stati abituati a centrarle la maggior parte, e ora ovviamente non mi vorrei in questo momento mortificare oppure gettare, diciamo, troppa negatività sulla situazione. Anche perché, voglio dire, oggi penso di poter dire che abbiamo un gruppo forte e un allenatore che sono certo lo guiderà nella maniera giusta, ecco, in questa seconda parte della stagione. Non c'è molto tempo, però insomma ce n'è abbastanza per fare meglio e per fare bene, ecco. Io non ho da dire altro, poi se mi volete fare una domanda vi rispondo.
Alessio, una domanda. Buongiorno mister, ben arrivato ad Empoli, Alessio Cocchi, presidente Empoli.it. Ci possiamo dare del tuo intanto? Sì. Ok. Ti chiedo, visto che hai già fatto un paio di allenamenti, che squadra hai trovato da un punto di vista, che gruppo, da un punto di vista sia mentale che fisico, e magari quali sono le primissime cose dove sei andato a lavorare? E poi ti chiedo anche cosa ti ha chiesto la società, perché questo secondo me è importante anche per tracciare il cammino e per capire un po' anche dove orientarsi. Al presidente invece vorrei chiedere se si poteva ottimizzare meglio la pausa, cioè avete dato due partite in più a Roberto Muzzi per poi esonerarlo, anche perché i limiti ovviamente c'erano, era necessario quelle due gare in più per capire che comunque certe cose non sarebbero andate a posto. Grazie. Ma ora io rispondo anche per il mister. Ora il mister gli si chiede innanzitutto di se si parla di obiettivi, di uscire da quella situazione, diciamo, di classifica, e poi speriamo poi di affrontare la primavera con idee diverse, però ora la cosa urgente è quella. Per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, noi le ultime due partite con la Salernitana e con il Livorno, secondo me la squadra ha espresso due buone gare che avrebbe meritato sicuramente di vincere. In mezzo c'era questa partita di Cosenza interpretata male, però di fatto insomma lì abbiamo perso anche così, per episodi che non li voglio neanche mettere, evidenziare, ma la squadra insomma quando le stagioni vanno male c'è anche tutta una serie di errori collaterali che ci hanno penalizzato in quest'ultimo frangente, e mi riferisco a Cosenza, Livorno, anche a Castellammare, insomma si è avuto cioè, per non parlare l'ultima partita, però vorrei che non vi li nominassi quest'ultima mia semmai voglio dire, durante la sosta si doveva riempire la benzina al serbatoio, probabilmente si è riempito bene, ma questa prestazione diciamo così di Castellammare ci ha trovato veramente impreparati, ecco. Tanto più che anche l'espressione della squadra è stata completamente diversa dall'impressione, cioè c'era una crescita e invece non c'è stata. Ora poi uno può giocare, può pensare a tante cose, impresso che ci abbiamo messo 8 o 9 giocatori negli ultimi 20 giorni, ci sono tante cose da. Ma ora, inoltre, da evidenziare gli aspetti negativi che ci hanno accompagnato in questa, oppure trovare alibi al presidente, cioè il presidente alibi non ce n'ha, perché, ripeto, da come ho iniziato il discorso, se una società cambia tre allenatori, non è riconducibile il problema agli allenatori. Quindi ora, niente, è il momento di voltare pagina. Sinceramente, se vi devo dire come mi sento, mi sono sentito che non ho, insomma, mi sono sentito ovviamente mettendomi molto in discussione dal momento che è arrivato il mister, ci ho fatto una settimana di chiacchiere e ho visto allenarlo. Io personalmente mi sento molto rinfrancato dalla sua presenza, perché probabilmente anche il bagaglio che l'accompagna anche di esperienza, ho visto il lavoro sul campo, la mia abitudine, penso sia una squadra che ha una certa consistenza, che è passata attraverso dei problemi di giorno d'andata che ora insomma mi sembrerebbe non li avesse, ecco, per cui tutte queste cose mi fanno sentire molto fiducioso, ecco. Però insomma poi c'è il campo. Prego, mister. Allora, no, io ho trovato un gruppo, secondo me, voglioso di intraprendere una strada diversa, perché sanno che hanno delle qualità, e se sono arrivate a Empoli significa che sono giocatori di valore, e purtroppo quando ci sono periodi negativi il morale sicuramente incide nelle prestazioni, per cui è il momento di voltare pagina, perché ho trovato un gruppo che si allena bene, che ha la cultura del lavoro,
sicuramente chi mi ha preceduto ha lavorato bene sotto tutti i punti di vista, non sono arrivati i risultati, però sono periodi di che possono accadere, quindi adesso si guarda avanti e a partire da sabato cerchiamo di dare un ritmo importante, perché nel campionato di Serie B sappiamo tutti, se hai qualità e non metti dentro l'intensità in queste partite, la qualità non emerge, per cui c'è da lavorare, come hanno fatto i miei predecessori, sperando di trovare le soluzioni migliori per fare sicuramente un girone di ritorno diverso. Il primo input che hai dato qual è? Uno cerca di dare, in pratica quello che ho detto, di lavorare sempre ad alta intensità e di dare un'idea di gioco che da sviluppare nelle prossime partite. Quando iniziano, cercare una squadra propositiva, una squadra di qualità e soprattutto trovare gli equilibri giusti, perché è normale che bisogna trovare, attaccare sempre in maniera equilibrata, non in maniera scriteriata, ecco, per cui bisogna trovare le distanze tra i reparti bene, insomma ci vuole molta attenzione, ed è chiaro che i ragazzi devono alzare la testa, ecco, perché le difficoltà aiutano anche a crescere, perché devono reagire dal punto di vista caratteriale oltre che di altre cose, per cui vedo come stanno lavorando, stanno cercando di assimilare tutto quello che gli viene proposto e speriamo che ce la facciamo nel più breve tempo possibile. Sapereste, Tommaso Carmignani, La Nazione e Radio Lady, io volevo chiedere, lei è un allenatore, insomma, la sua carriera parla chiaro, la sua storia parla chiaro, ha un gioco ben definito, le sue squadre hanno sempre avuto un'identità molto molto forte, e poi in pratica è quello che a questo Empoli è mancato fin dall'inizio del campionato, abbiamo sempre faticato a capire come voleva giocare questa squadra. Lei però arriva a febbraio, quindi immagino il suo compito non sia semplicissimo, credo se le preoccupa un po' comunque il fatto che non c'è molto tempo, insomma, per far assimilare la squadra a certi concetti, un conto va a iniziare l'estate, arrivare magari a ottobre, novembre, un conto arrivare a febbraio, la preoccupa un po' questo poco tempo? No, avere a che fare con ragazzi intelligenti che hanno giocato in diverse squadre con svariati sistemi di gioco, non credo che uno ci si impende niente, ecco, per cui credo è normale, a tutti gli allenatori piacerebbe iniziare dal ritiro e con i concetti di base lavorare in maniera graduale per arrivare a determinati obiettivi tattici, però ripeto, non è questo un problema, perché si può risolvere, ecco, bisogna trovare prima possibile questo, perché le squadre devono, per arrivare a fare risultati bisogna avere un gioco, un'identità. A volte sento dire basta col gioco, col bel gioco, adesso ci interessano i risultati. Io penso che per arrivare ai risultati bisogna giocare, ecco, perché se non hai un'identità ben definita, poi ti può andare bene in un anno qualche partita, 4, 5, 6, che giochi in una certa maniera, ma poi i limiti vengono fuori. Per cui secondo me l'organizzazione di gioco aiuta anche la crescita del singolo, perché se cominciamo a inculcare ai ragazzi delle giocate predeterminate, sicuramente si deve arrivare al punto che tra loro stessi sanno come muoversi, nessuno si può nascondere se la palla brucia, perché sanno che se sviluppiamo un certo tipo di gioco anche i compagni imparano a sapere che ci deve essere un altro collega in una certa posizione quando fa determinate giocate, quindi col lavoro si arriva a trovare questi automatismi, e la ripetitività del gesto aiuta a questo, e noi lavoriamo per ottenerla prima possibile, abbiamo fatto qualche allenamento in più su questo, su queste basi che uno vuole inculcare, quindi le risposte sono positive, è chiaro, non è che arrivi e metti dentro mille concetti, perché poi si fa un po' di confusione, dobbiamo solo semplificare le cose, renderle più facili possibile, senza, anche perché proprio per il momento, diciamo così, non stanno arrivando i risultati, è normale che dobbiamo dare serenità e senza cercare situazioni un pochettino troppo ingarbugliate, quindi dobbiamo cercare di lavorare in maniera serena e sulla semplicità. Ma se la mister Davide Zuzzi del Tirreno,
Mi hanno colpito un paio di cose che l'hanno accompagnato, cioè il fatto che lei abbia avuto 6 mesi di contratto, cioè proprio chiesti da lei o perlomeno così è emerso, e che non abbia parlato dei soldi, almeno nel primo incontro che ha avuto la società. E poi volevo chiedere, mi sembra abbastanza scontato anche per quello che abbiamo visto questi 3 giorni, però giusto per chiarire definitivamente, questo abito di semplicità che intende uscire addosso è un 4-3-3, mi sembra. Sì, io a volte non sono tanto i numeri, uno bisogna trovare, magari stiamo lavorando su questo, lavoreremo su altri sistemi di gioco, uno deve trovare l'abito giusto per, adatto per il materiale che abbiamo, per cui si lavora sul 4-3, si può giocare in maniera diversa. Credo che questa squadra sia stata costruita per fare un 4 e un 3, poi davanti uno può fare 4-3-1-2, 4-3-2-1, sono numeri che lasciano il tempo che trovano, che a noi allenatore piace dare i numeri e quindi certe volte non servono, è la mentalità che conta, ecco, la mentalità di giocare in maniera propositiva, di giocare, di sacrificarsi nelle due fasi, perché non possiamo giocare con 3 attaccanti se poi non si sacrificano, significa che dai dei vantaggi quando non sei in possesso palla agli avversari, per cui da questo punto di vista dobbiamo cercare determinate situazioni che calzano a pennello con l'organico che c'è ad Empoli. Io dico che proprio per questo tipo di organico, per la varietà delle scelte che ci sono, si può fare qualsiasi cosa. E per quanto riguarda il fatto del contratto, che non ho chiesto soldi perché ne ho tantissimi, quindi non so dove sto scherzando chiaramente, no? Il problema secondo me ho chiesto di lavorare, di firmare per 5 mesi, perché mi sembra una cosa logica, perché è giusto che uno si faccia apprezzare col lavoro, se ci riesce bene si guarda avanti, non ci deve essere il legame del contratto, poi alla fine uno, se ci troviamo bene entrambi, se si fa un buon lavoro si può andare avanti, altrimenti non ci deve essere il legame di un contratto a determinare per quanto ci riguarda delle scelte, per cui, anche perché secondo me è giusto che una società quando cambia a un certo punto del campionato ci sono determinate scelte, quando finisce il campionato magari ce ne sono il doppio, no? E quindi la scelta deve essere ponderata, e ho pensato semplicemente di lavorare, di farmi conoscere e poi alla fine poi si decide, o magari pure fra un mese, se andiamo bene si può parlare, non è io sono qui che devo far bene per andare via, ecco, io mi piacerebbe continuare, iniziare un ciclo, però ripeto, per me il contratto non è una cosa importante, tanto si fanno, si rescindono, non è quello il problema. Simone Galli, Canada Empoli, Mondo Sportivo. Volevo chiedere come ha trovato la squadra dal punto di vista atletico, perché un po' di quelle cose si diceva, no? Sia nella gestione Vucchi che nella gestione Muzzi, almeno qualcuno lo diceva, dal punto di vista atletico mancava qualcosina, non so come l'ha trovata. No, abbastanza bene, probabilmente chi guarda da fuori in certe occasioni, magari nelle ultime partite, se c'è stata qualche flessione non è stata sicuramente da addebitare al tipo di lavoro, ma semplicemente perché in organico sono arrivati giocatori che non hanno giocato ultimamente spesso, per cui non hanno i ritmi a partita per 90 minuti, no? Quindi qualche flessione ci può stare, per cui da questo punto di vista ragazzi credo abbiano lavorato abbastanza bene, io le risposte che ho avuto sono state, poi chiedo fino all'allenamento a tanti ragazzi come stanno, se lavorano e se sono particolarmente stanchi, invece stanno, diciamo, partecipando bene, facendo tutto quello che proponiamo in maniera naturale, senza che ci sono stanchezze particolari. Buongiorno mister, buongiorno presidente, Andrea Masverti, Radio Bruno. Intanto presidente le vorrei chiedere se è rimasto deluso anche da qualche calciatore che magari lei che vede tutte le partite ha magari qualcuno l'ha delusa particolarmente in questa prima sessione di campionato, e al mister vorrei chiedere un problema grosso, ne ha già un po' parlato, però sembra essere il centrocampo, non c'è un grande fluido dalla difesa all'attacco, molto spesso non c'è una manovra fluida, come si riesce a migliorare questo aspetto? Ma io credo col lavoro si arriva a tutto, perché i giocatori di qualità
ci sono, per cui ripeto, fa parte di quello che ho detto, cercare di arrivare a fare una manovra che siano coinvolti tutti, a partire da dietro, dai difensori, perché sicuramente aiuta la crescita del singolo, quindi col lavoro ci riusciremo. Dobbiamo dare dei concetti di base che i ragazzi, credo che piace avere il pallino del gioco in mano. Per farlo bisogna smarcarsi, bisogna proporsi e cercare di fare i movimenti coordinati, ecco, non fare le giocate singole, cercare di lavorare sulle catene. Se giochiamo con i tre davanti, col 4-3-3, è una cosa importante per dare ampiezza alla fase offensiva, per cercare di avere gli spazi giusti per muoversi. È chiaro che quando dicevo che bisogna dare la serenità, è anche questa, cercare di giocare in ampiezza per far sì che, visto che la palla magari può essere in certi frangenti più pesante, no, per questi momenti di difficoltà che ci sono, avere anche la facilità di stoppare la palla, avere un momento che c'è meno pressione, ecco, se allarghi bene il gioco, se fai dei movimenti preparati, predeterminati. Buongiorno, mi chiamo Franca Sciari, scrivo per Nove da Firenze, per Vita Toscana. Le volevo chiedere questo, una domanda che avrei fatto a chiunque nel suo, diciamo, al suo posto. Cos'è che c'è qualcosa di particolare perché lei ha accettato l'incarico dell'Empoli? Sarebbe facile dire non mi voleva nessuno, fino a questa volta. No, devo dire, no, a parte le battute... Io in questi mesi, a parte la prima squadra che avevo firmato per il Palermo e poi sappiamo che è finita, qualche proposta di lavoro l'ho avuta. Come dicevo prima, per me accettare significa trovare un ambiente dove capisco che si può fare calcio, che ci può essere futuro, che si può lavorare in maniera organizzata, perché mi piace ritrovare anche nell'organizzazione gli stimoli importanti per fare bene, per cui l'Empoli è una squadra che in B secondo me sta stretta, ecco, per quello che è stato fatto negli ultimi anni. Di conseguenza a me, e poi dico la verità, con l'organico che ha l'Empoli sono stato stimolato, perché è inutile nasconderci, abbiamo una squadra forte. Quindi da questo punto di vista credo che è stata una scelta semplice, perciò, come dicevate prima, non è, per me era un problema di contratto o non contratto, il problema era trovare una squadra che mi permettesse, col valore del giocatore, di esprimere quelle che possono essere che sono le mie idee. Questo rientrava nei parametri che ha l'Empoli e quindi ho accettato volentieri. Presidente Corsi, come viene vissuto in questo momento nell'ambito della società? Ma per quanto mi riguarda, sinceramente non sono più abituato, ho avuto modo di scambiare delle battute con questi ragazzi che hanno accompagnato la mia esperienza da tanti anni, quindi ci è capitato momenti difficili e magari andare a cercarli mentalmente forse non ci aiuta neanche granché, però era un po' di tempo. Forse in generale ci trovo un po' impreparati tutti, voi, noi, il nostro pubblico, per cui ora noi siamo da creare un clima da battaglia e ovviamente trovare una quadratura di squadra, uno sviluppo di gioco adeguato alla qualità dei giocatori e venirne fuori. Però sinceramente, per quanto mi riguarda, non mi godo neanche tanto i momenti di grande euforia, perché so che il calcio nel breve di pochi mesi si ribalta tutto e quindi cerco sempre di avere un certo equilibrio, però non nascondo che questi mesi mi hanno accompagnato con un certo senso di angoscia che ora mi sembra sinceramente mi abbia abbandonato. Ora prevale la fiducia e una forma di ottimismo per i motivi che ho spiegato sopra, però insomma ora c'è solamente da affrontare gara dopo gara e accompagnare la squadra nel miglior modo possibile. Questo vale per voi, ma vale anche per noi, ecco, dirigenti, perché ovviamente insomma c'è da dare il meglio
il meglio di noi stessi, ecco, questo me lo dico per me. Sì, Alessandro Marmucci, Radio Leni, buonasera mister. Benvenuto, le chiedo, una costante di questa squadra quest'anno è stata quella di non saper gestire la partita, di abbassarsi, spesso di schiacciarsi, di essere intimorita. Come si lavora su questo? Attraverso il gioco, è il gioco che dà la fiducia alla squadra, oltre ai risultati, vabbè, quello è banale. Poi una domanda anche per il presidente, chiedo insomma cosa dobbiamo aspettarci dal mercato in queste ultime ore, se parecchie uscite illustri anche magari. Non lo so, però sono giorni decisivi, ve l'ho detto prima ho fatto la domanda, cioè se una società arriva a gennaio e mette dentro 8-9 giocatori nuovi, probabilmente non siamo in una situazione di grande felicità rispetto al rendimento della squadra, quindi 8-9 sono arrivati, 5-6 sono andati, e due ragazzi sono andati in primavera perché ovviamente ci siamo trovati anche un po' scoperti. Però ora parlo in attacco, insomma le alternative ci sono, anche perché insomma, mi sembrerebbe Moreo, insomma, che è stato un infortunio secondo me decisivo, però mi sembrerebbe che nel breve possa rientrare al gruppo, una cosa la sapremo nelle prossime settimane. Però indubbiamente ora c'è da vedere quello che succede. La cosa un po' anomala è che poi anche i giocatori che hanno dato non il meglio di sé ci hanno chiesti in Serie A, e questo magari bisogna ci porti anche delle domande, ecco, a noi, perché probabilmente non siamo stati capaci di farli rendere secondo le loro possibilità, perché sinceramente ci sono 3 o 4 che non si danno, ma ce l'avrebbero presi. Qual era la domanda? No, sull'atteggiamento della squadra, è spesso insomma. No, sto scherzando. Dicevo che quando ci sono momenti di difficoltà e comincia a subentrare anche l'ansia di portare a termine il risultato, a volte inconsciamente ci si abbassa, poi ci sono anche gli avversari che, se chiaramente passano in svantaggio, cominciano ad attaccare con più veemenza e quindi con più frequenza, per cui ci sono episodi che a volte ti condannano al di là dell'atteggiamento, perché ripeto, quando ci sono questi momenti le difficoltà emergono, e anche a volte basta un pizzico di fortuna in qualche partita per far cambiare una stagione. Quindi secondo me è sempre un problema psicologico e del momento, ecco, perché questi ragazzi hanno l'obiettivo di migliorarsi, perché sono convinto che chi non ha reso secondo le previsioni né il primo consapevole, insomma, si riescono loro stessi a giudicarsi. Sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi che si riguardano le partite, si riguardano le prestazioni, quindi sicuramente sanno che devono migliorare, che devono fare tutti qualcosa in più, che dobbiamo fare tutti qualcosa in più per cercare di avere una continuità di gioco che è quella che porta ai risultati. Buonasera mister, Gabriele Costella, Radio Bruno e Gruppo 50, Antenna 50. Le chiedo, sicuramente lei avrà osservato il campionato molto attentamente da fuori, che idea si è fatto di questo campionato di Serie B molto particolare, con una squadra che è fuggita via e poi molte da quel tempo di punti? Sì, parte il Benevento, credo che il campionato sia aperto a tutti quelli che stanno inseguendo nelle primissime posizioni. Crotone per esempio è una squadra che secondo me nell'ultimo periodo, a parte l'ultima sconfitta, ha espresso un ottimo calcio, ecco, e quindi sta lì meritatamente. Il Pordenone è una sorpresa, e anche loro hanno subito una battuta d'arresto, testimonianza che c'è molto equilibrio, non ci sono gare scontate, ecco, quindi questo equilibrio consente di far, diciamo così, di avere tante squadre, di avere speranza di arrivare a raggiungere le prime 8 posizioni, ecco, quindi, perché la classifica è abbastanza corta. Per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, sono abituato a guardare la prossima partita e non oltre, perché insomma noi abbiamo una certa età, capelli bianchi, non riusciamo ad andare oltre una settimana, insomma, e quindi pensiamo di partita in partita. Adesso l'obiettivo è sabato, e poi di ragionare con questa testa, perché non si deve neanche guardare la classifica in questo momento, ma guardare semplicemente
l'avversario che arriva sabato e poi per pensare di partita in partita, di partita in partita agli altri avversari. Buonasera Presidente, buonasera Mister, Maurizio Zini, Telecentro 2, trasmissione Pianeta B, e mi collego proprio sull'ultimo inciso che ha fatto, ovvero la partita di sabato. Incontriamo un Crotone che è stato sconfitto in casa dallo Spezia, che Empoli troveremo, il suo Empoli? Pensiamo che dobbiamo portare il lavoro che abbiamo fatto, ecco, la voglia di ripartire, di mettere alle spalle tutto quello che è stato, cambiando anche l'allenatore, credo che questo sia una cosa che si deve fare, quindi di avere uno stimolo in più, perché certamente sicuramente le responsabilità sono di tutti e i ragazzi sono consapevoli di questo, che devono fare qualcosa in più e di portare ogni partita quello che si prepara in settimana. Questo è l'obiettivo, è quello di cercare di fare una partita intensa, una partita con spirito di sacrificio, di umiltà, di lottare su ogni pallone, di cercare di arrivare prima su ogni pallone, ecco. E poi la mentalità deve essere quella, dobbiamo toglierci le paure del momento, diciamo così, perché se uno ha uno spartito lo deve portare sempre avanti a prescindere dal risultato, ecco, perché se devi giocare devi pensare solo a fare quello che sai fare. E ripeto, poi se mancano 5 minuti e butti via qualche pallone è un discorso, ma se uno fa gol dopo 10 minuti e pensa di portare a termine il risultato rinunciando a quelle che sono le qualità che ci sono in questa squadra, diventa un pochettino più complicato. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa i cattivi pensieri e pensare positivo, pensare di fare quello che proviamo, ma quello che sono abituato a fare, perché io non chiedo cose che non si possono ottenere, chiedo quello che sanno fare ognuno di questi ragazzi che ci sono in organico. Carlo Salvatori, consigliere del Lussi Toscana, la rosa ampia è sempre un vantaggio? Sì, per noi allenatori sì, magari per il presidente un po' meno, che costano di più, però per noi io preferisco avere problemi di abbondanza che non viceversa, perché io credo che la competizione giusta, non in maniera esagerata, aiuti la crescita, perché se ci sono soltanto 13-14 che si possono definire tra virgolette titolari, non c'è crescita, perché magari se c'è troppa differenza qualcosa in più inconsciamente non la danno. Se invece all'interno del gruppo c'è tanta competizione, la competizione sana che ci deve essere aiuta la crescita, ma soprattutto anche negli allenamenti, perché se ci sono tanti ragazzi che non hanno determinate caratteristiche, anche gli allenamenti perdono di qualità, così come se siamo in tanti è normale che gli allenamenti diventano un po' più dispersivi, e quindi se tu vuoi arrivare a fare un tipo di calcio a intensità elevata, quello che si fa in settimana si porta in partita, per cui bisogna trovare gli equilibri giusti. L'ideale sarebbe avere due ragazzi per ruolo, anche se magari non 22 sullo stesso livello, se c'è qualche differenza in qualche ruolo non è un problema, però secondo me 22 titolari, secondo me è il numero giusto.